Il 12 di aprile in tutti i cinema del mondo esce Distant Sky, il film evento del concerto di Nick Cave and the Bad Seeds, registrato nella data di Copenaghen di ottobre 2017. Ma che cos'è Distant Sky? È una canzone contenuta all'interno di Skeleton Tree, il suo ultimo album uscito nel 2016. Un brano molto particolare, molto cupo, con dei riverberi molto forti che richiamano anche la vibrazione dell'anima di quello che può provare un padre alla perdita di suo figlio. Il film uscirà in tutte le sale del mondo il 12 di aprile, come già detto, e sarà proprio un evento che tutti quanti vivranno in contemporanea, proprio per celebrare quello che è stato dichiarato da un po' tutta quanta la stampa del mondo, il tour migliore che Nick Cave abbia mai fatto in tutta la sua carriera. E allora andiamo a scoprirlo. Sala del cinema Arcobaleno qui a Milano, dove si è da poco conclusa l'anteprima stampa proprio di Distant Sky, il film, concerto, evento che verrà trasmesso in tutto il mondo, in tutti i cinema, soltanto il 12 di aprile. In Italia viene distribuito da Nexo Digital. Ebbene, anche se non vi ho potuto mostrare proprio visivamente la pellicola per ovvi motivi, quello che spero di riuscire a passarvi sono tutte le emozioni che io ho vissuto durante la sua visione. Partiamo innanzitutto dalla regia. David Barnard è stato capace di realizzare un prodotto veramente spettacolare. Ha già realizzato anche altri lavori, ad esempio per il Radiohead, e chiaramente è un personaggio rodato nell'ambiente, e quelle che sono proprio le immagini, tutte le strette di mano, il sudore, gli occhi stessi di Nick Cave e la sua voce anche a livello proprio sonoro sono state catturate nel migliore dei modi auspicabili, anche perché trattandosi proprio di un concerto, quello che tutti quanti abbiamo desiderato sin da subito, appunto, che desidereremmo trattandosi di un live, è proprio la qualità audio alta, in modo tale da riuscire a vivere quelle stesse emozioni anche se fisicamente non siamo stati lì quella sera, cosa che ad esempio io non ho potuto fare, come magari tanti di voi. Magari qualcuno che sta guardando questo video è andato al concerto di Nick Cave and the Bad Seeds che ha fatto qui a Milano al Forum di Assago, dove chi c'è stato ha detto di aver provato delle emozioni anche lì molto molto forti. Ma tornando a Distant Sky, è un prodotto veramente ottimo, veramente molto ben riuscito, e quello che più di tutto mi è piaciuto è l'assoluta voglia di emozionare, oltre che di emozionarsi. Nick Cave è stato capace veramente di curare il dolore della perdita del suo figlio, scomparso un anno prima della pubblicazione di Skeleton Tree, che ricordiamo è l'ultimo disco di Nick Cave and the Bad Seeds uscito nel 2016, ed è riuscito a curarsi grazie al bagno di emozioni e di folla dei suoi fan. E all'interno di Distant Sky tutto questo si percepisce con mano, perché ci sono dei momenti dove lui si tuffa letteralmente all'interno della folla, delle prime file, dove poi passa proprio camminandoci in mezzo alle persone, in mezzo ai suoi fans, e riesce ad arrivare fino poi a quello che è il palco improvvisato all'interno, in mezzo al palazzetto lì a Copenaghen, dove poi succedono delle cose meravigliose come il stringere la mano e prendere la mano di una ragazza in braccio probabilmente al proprio fidanzato, al proprio marito sulle sue spalle, e continuare in qualche modo ad avere tutta quella che è l'energia magari persa anche proprio dalla perdita di un figlio, qualcosa di incredibile. Il 12 di aprile io vi consiglio di andare a vedere Distant Sky. In Italia, ve lo ripeto, distribuito da Nexo Digital, ed è il film evento per la regia di David Barnard del concerto di Nick Cave and the Bad Seeds, registrato il 20 di ottobre 2017 a Copenaghen.
Io sono Mauro Batescianna e spero di avervi emozionato così come Distant Sky ha emozionato me.